Cari amici, ben ritrovati in questo nuovo video di recensione. Oggi recensiamo un oggetto alquanto semplice, banale e poco costoso, quindi alla portata di tutti. Una tanica, tanichetta di quelle ripiegabili. Potete vedere che è un po' bagnata perché ho fatto adesso qualche prova. In particolare guardavo il funzionamento di questo tappo, si svita lasciando aperto un bocchettone molto grande, questo si riempie e diventa un quadrato che dovrebbe arrivare a contenere, allora vediamo, credo una decina di litri. Non ne sono sicuro, però mi sembra, poi considerate che la plastica così morbida si tende ad allargarsi, quindi credo che, eccola qua, la sua interezza, credo che un cubo di questo genere, forse 10 litri, non lo so. 5 di sicuro, non c'è nessuna indicazione. Comunque, un bel cubetto di acqua ne viene fuori. E non serve che vi dica, dopo l'ennesimo danno causato da un terremoto, l'utilità ripiega poi in maniera molto pratica e occupa pochissimo spazio, ecco qua, pochissimo peso. Dicevo, non vi devo dire io l'utilità di avere oggetti di questo genere. Dopo il terremoto, quanto può essere utile? Credo molto, ma deve per forza capitare un terremoto prima che si capisca l'utilità. Prima che i video, ad esempio quelli che faccio io, ma non voglio dire quelli che faccio io, perché quelli in generale ce ne sono altri fatti da professionisti, gente più esperta di me. Guardate quelli, ma non limitatevi a guardarli, metteteli in pratica, ognuno per come può, per come sa. Non è detto che se uno presenta un kit lo deve copiare tale e quale, perché magari non fa neanche, non è adatto per lui. Però insomma, magari ci tornerò perché avevo promesso un video sul terremoto, però ci devo pensare bene perché è un argomento importante e non vanno dette cavolate, non vanno dette cose non vere o che non siano all'altezza delle aspettative, perché non mi piace dire una cosa tanto per dire, tanto per fare un video di una, la posso fare un video di una chiacchierata, ma se un argomento è importante voglio che quello che vado a dire abbia delle fondamenta e non siano frasi così, tanto per, magari persino sensazionalistiche o ci metto un titolo a chiappa clic, non mi interessa di questi giochetti, mi interessa invece che chi guarda un mio video sa che o di una cosa non ne parlo, perché non mi ritengo all'altezza, non ho le competenze per parlare di quella determinata cosa, oppure se ne parlo metto sempre in guardia il visualizzatore sui miei limiti, ma in ogni caso non voglio dare informazioni che siano sbagliate. Posso avere dei limiti, il video sarà sicuramente incompleto, non saranno trattati tutti i temi, parlo in generale, non solo di questo adesso sui terremoti. Però non devono essere date informazioni errate,
almeno nei limiti dell'umano, poi errare umano, sbaglio anche io. Tornando al nostro oggetto, questo tappo, dicevo, aperto lascia il bocchettone per un'entrata molto semplice dell'acqua. Chiuso va naturalmente a avere una tenuta stagna e una specie di rubinetto che si gira a questo modo, questo rosso. In pratica così è chiuso e così si apre. Perché questo? Perché questa tanica, una volta aperta, srotolata e fritta, può essere messa, ecco, in questa posizione qui. Ovviamente qui considerate che fare il cubo sopraelevata e viene in pratica a fungere come un rubinetto di emergenza, ovviamente dalla capacità limitata, bisogna darsi una regolata, però un conto è con questo tubicino qui fatto apposta, un conto invece è doverlo ogni volta riaprire e che ne sprecate la metà. Quindi non servono solo poi a questa pratica maniglietta, certo il peso una volta riempito è quello, ed è quello dell'acqua, più la tanica è leggerissima, peserà 200 grammi, neanche, forse ci arriva. Però la tanica una volta riempita pesa. Voi in una situazione sopravviventistica, lasciamo perdere la questione terremoto, o se volete prendete la questione terremoto, ma qualsiasi cosa, non avete a disposizione il rubinetto che aprite e avete l'acqua corrente, non avete la bottiglia d'acqua minerale pronta, non avete il supermercato soprattutto per andarlo a prendere, siete magari in fuga o in sopravvivenza vera e propria in un bosco, create un piccolo campo base per la notte nelle nostre montagne di solito. Montagne, boschi, colline, insomma, qualche fonte c'è sempre. Certo, bisogna prendere l'acqua con tutte le precauzioni perché possono esserci agenti biologici, chimici, tossine di vario tipo. Ovviamente una fonte che sta più verso un centro abitato o comunque verso la pianura, verso il mare, sarà sicuramente più inquinato di una che sta più a monte. Questo non significa che anche una fonte più a monte, una sorgente anche di fiume, sia necessariamente pulita. Può esserci anche magari qualche schifezza degli animali, anche quello non vi fa bene. Penso che chiunque abbia fatto delle escursioni, che gli sarà magari capitato di bere un po' d'acqua da una fonte che veniva detta come potabile, gli sarà capitato poi il giorno successivo di avere qualche problemino intestinale, perché prima o poi capita, soprattutto dopo i giorni di pioggia in cui ci sono le infiltrazioni nelle falde. Però, fatte tutte queste debite premesse, l'acqua è un bene indispensabile. Quindi va stivato in qualche maniera, va messo in qualche contenitore. Ecco che questo è utile da inserire, a mio parere, nella propria bob, ossia nel proprio zaino, quello che una volta avrei chiamato zaino apocalittico, ma adesso chiamiamolo in maniera un po' più seria, perché sennò c'è la gente che non so se ci crede oppure. Spero per l'intelligenza di queste persone che lo faccia apposta solo come una forma di provocazione. Chiamiamolo lo zaino d'emergenza, lo zaino che tendenzialmente deve avere un contenuto
sufficiente per 72 ore, 3 giorni, ma in prospettiva dovrebbe contenere almeno quel minimo che ritenete possa essere utile per una sopravvivenza di più lunga durata, molto più lunga, cioè che vi dà modo di cavarvela da soli. Poi è ovvio che l'acqua finisce, se vi portate 2 o 3 bottiglie da 1,5 litro d'acqua, le scatolette finiscono e bisogna reintegrarle, questo non c'è dubbio, però tendenzialmente è così. E allora mi sono dilungato anche troppo, però sul il prodotto in sé per sé non è che ci sia molto altro da dire. Come vedete è in plastica, non è molto, è dura, abbastanza dura, sempre nel limite della flessibilità, ma tenete conto che non è molto spessa, si può bucare facilmente, quindi questa, una volta che è bucata, forse si può rimediare magari con un po' di scotch, ma non so quanto durerebbe, quindi poi considerando il prezzo si prende e si butta, a meno che non siate nella situazione sopravviventistica in cui questa avete e una volta rotto, danneggiato in maniera irreparabile siete senza, quindi bisogna cercare di ripararlo se il danno non è eccessivo. Posso consigliare ad esempio il nastro americano, ci si fa quasi di tutto, il nastro telato se preferite. Buon, recensione terminata, spero che abbiate apprezzato, ci vediamo al prossimo video e grazie per la visione.